Oggi si apre ufficialmente una nuova area di tutto quanto il parco, diciamo, di Le Grazie, che si congiunge con quella di Viale Trento, che è contiguo alle nostre scuole, a Marconi e alle Grazie, e che è un parco cosiddetto sensoriale, nel quale cioè vi sono diverse tipologie di arbusti e piante che offrono ai ragazzi specialmente l'esperienza di conoscere e capire come possono essere utilizzate e anche appunto sniffate, diciamo. E quindi è una esperienza importante, ci sono giochi, ci sono per bambini, ci sono giochi di acqua e c'è un percorso anche intorno molto gradevole che consente di stare in un'area accogliente, verde, sicura per le nostre famiglie e non solo naturalmente per loro, ma anche per chi volesse qui fare passeggiata o un po' di attività fisica. Viene da una congiunzione di intenti fra l'amministrazione comunale e un'azienda che ha fatto un investimento immobiliare e noi abbiamo richiesto come elemento di compensazione quello di aiutarci nella realizzazione di questo parco. Quindi lo mettiamo a disposizione della città e pensiamo che possa essere un'ulteriore qualità di vita e di benessere per tutti quanti. Questa mattina viene aperto al pubblico il parco sensoriale, che è un appendice, un ulteriore straccio del parco già aperto qualche anno fa, che è stato realizzato come opera a scomputo delle urbanizzazioni secondarie di un intervento che è stato realizzato da un soggetto privato in via 8 Marzo. Quindi questo è un metodo per realizzare opere pubbliche che consente di rispettare gli standard urbanistici e di creare delle sinergie importanti con le ditte del territorio. Questo intervento è stato realizzato dalla ditta Centro Appalti, che ha rappresentato un modello significativo che oggi è sotto gli occhi di tutti. Grazie. Che cosa troviamo in questo parco e Allora, cosa... questo parco allora in pratica iniziale il parco sensoriale perché è un parco che viene a utilizzare vecchi ambiti dove c'erano degli orti urbani e quindi viene mantenuto il senso naturale dello stesso. Come vedete è una sistemazione molto, molto naturale, molto dinamica e dove vengono sviluppati tutti i rapporti che c'è tra utenza e i sensi, quindi ci sono delle parti dove ci sono delle essenze odorose, delle parti dove si sviluppa il senso tattile e tutti gli elementi che rappresentano esattamente il contatto tra l'uomo e la natura.